ringraziare innanzitutto per la presenza alcuni rappresentanti delle associazioni che sono in rete con Policoro, c'è il presidente Acri che salutiamo, Elisabetta, il nostro Vito, l'Azione Cattolica Diocesana, il Movimento Studenti dell'Azione Cattolica, le missioni estere redentoriste, ringrazio anche i parroci presenti che sempre ci accompagnano con la preghiera e con la presenza viva nelle iniziative giovanili del progetto Policoro. Ringrazio inoltre, visto che Policoro ha un'attenzione anche verso le fasce più deboli, l'Osservatorio delle politiche giovanili del Comune di Nocera Inferiore, qui convenuto, e l'Associazione Campana della nostra famiglia genitori, rappresentata dal Presidente Enrico Abuzzo, che difende i diritti dei disabili, dei giovani disabili e delle loro famiglie. Ovviamente mi preme ringraziare il Presidente di Confindustria, Maccauro, Sua Eccellenza, che oggi ci consentono questo piccolo grande passo nel nostro progetto Policoro diocesano. Che cos'è il progetto Policoro della nostra diocesi? È innanzitutto, come potete ben vedere, una pagina Facebook neonata, costantemente aggiornata sulle attività che il progetto Policoro svolge in questa diocesi e che si propone di guardare al lavoro a 360 gradi, anche pubblicando, postando, usando proprio la terminologia moderna dei social network, quelle che sono le notizie intorno al lavoro, alle possibilità di concorsuali, alle possibilità di interagire con le altre filiere che sono vicine a Policoro, le associazioni di rete con Policoro ed oggi anche con Confindustria, affinché si possa proporre sempre di più un'idea di lavoro eticamente fondata, basata sulla legalità, sulla difesa dei diritti, una dignità del lavoro, ricordando che il lavoro nobilita l'uomo e noi siamo certi che lavorare in un modo eticamente corretto è sostanzialmente una scelta di vita da cui noi non possiamo prescindere e che noi proponiamo. Il progetto Policoro che io oggi devo rappresentare e con gioia rappresento non è solo la mia persona, ma è una equipe di persone, il direttore Caritas della pastorale sociale del lavoro, della pastorale giovanile e da poco tempo anche della pastorale dello sport, turismo e tempo libero, oltre agli ex animatori di Policoro che continuano a dare il loro contributo, è un tavolo dietro al quale ci sediamo, attorno al quale ci sediamo e ragioniamo rispetto alle possibilità di contribuire al sogno che i giovani del nostro territorio portano. È anche un desiderio di sinergia, noi abbiamo iniziato a contattare anche le scuole, il Movimento Studenti dell'Azione Cattolica anche sarà in sinergia con noi per questo, affinché questa realtà di Policoro possa arrivare nelle scuole per parlare proprio della vocazione al lavoro dei nostri giovani, intracciare quello che è il loro desiderio e dare anche delle indicazioni grazie appunto alle associazioni che sono con noi in rete. È anche un anelito rispetto ai gruppi parrocchiali della nostra diocesi nel voler portare avanti quella che è la dottrina sociale della Chiesa, rispetto alla quale noi notiamo un grande e vivo interesse dei nostri giovani e che vogliamo appunto noi soddisfare per quel che ci è concesso, consentito e per quel che possiamo fare. Io vi invito anche a contattarci, se volete, con la nostra pagina Facebook, per chi ha Facebook, con un messaggio privato, postando anche le vostre iniziative sulla nostra pagina, oppure alla mail diocesi.nocera@progettopolicoro.it. Il sito nazionale del progetto Policoro è www.progettopolicoro.it, dove potete conoscere ancora di più questo progetto. C'è il nostro sito diocesano, dove sono, oltre alle tante attività che questa diocesi fa, pastorali, ci sono anche dei riferimenti proprio al progetto Policoro. Questo e tanto altro potrete scoprire nel tempo e vi invito a mettere mi piace alla nostra pagina affinché questo inizio di collaborazione con tutte le associazioni oggi pervenute e con quelle che nel tempo verranno possa essere davvero proficuo e permettetemi perché ciascuno possa sentire quel pezzettino di responsabilità, ecco, e di servizio che ha nei confronti dei giovani della nostra terra. Noi ci mettiamo per quel che possiamo fare, sappiamo fare, il resto lo affidiamo alla grazia di Dio affinché possiamo dare il nostro piccolo contributo al sogno lavorativo dei nostri giovani.
Grazie Antonio.